Segretario, i rapporti col segretario sono splendidi, è un giovane, quindi anche molto aperto alla mia politica, diciamo, quindi non è un conservatore e quindi questo è molto importante. Ovviamente il rapporto fra partiti e governo è sempre un rapporto difficile, ma non perché per questo governo, perché i partiti un po' a volte tentano un po' di occupare quella che è la sfera delle istituzioni, invece noi dobbiamo raggiungere un equilibrio corretto che dia ai partiti la loro legittima funzione di enti programmatori, ma sicuramente non quelli di enti che si sostituiscono all'attività di governo, né tantomeno il governo si può sostituire all'attività dei partiti. Ma pensa a un rimpasto o vede una cosa lontana? Io credo che noi quello che dobbiamo lanciare in questo momento è chiudere la vicenda delle province, delle città metropolitane, che potrebbe dare prospettive molto importanti alle città di Palermo, Catania e Messina, che altrimenti verrebbero fortemente danneggiate. Ci sono alcuni tentativi da parte del centrodestra di inquinare e di sconvolgere questa legge, ma noi dobbiamo, alla fine l'imbarcatura sta passando, i primi due articoli sono stati approvati. E poi dobbiamo lanciare un patto per lo sviluppo e l'occupazione in Sicilia, un patto per il rilancio della Sicilia che metta insieme la semplificazione amministrativa. La legge sulla semplificazione amministrativa noi ce l'abbiamo da mesi, adesso Renzi la lancia adesso, ma perché dobbiamo essere indietro quando abbiamo fatto prima magari del governo nazionale? Allora abbiamo la necessità di semplificare, proprio per dare la possibilità alla gente di poter operare. C'è adesso la questione delle zone franche urbane che è stata finanziata dal governo regionale e che può incidere sull'economia di 18 città siciliane, compreso Palermo, che viene inserita con due aree cittadine, quella del porto e quella del Brancaccio, quindi due zone molto interessanti, Catania con Librino e via, c'è anche Lampedusa, ci sono possibilità concrete di poter sviluppare una nuova economia partendo proprio dalle zone franco-urbane. Adesso c'è tutta la vicenda della programmazione europea, già l'anno scorso abbiamo raggiunto gli obiettivi, speriamo di raggiungerli anche quest'anno e soprattutto di cominciare a rimodulare la nuova programmazione, perché io soffro quando sento che nel centro di Palermo ci sono 2000 case, c'è lo storico che stanno crollando e nessuno lancia alcuna iniziativa. Io credo che lì dobbiamo fare un piano straordinario per la riqualificazione delle città. Il problema si pone a Palermo, come si pone a Favara, come si pone ad Agrigento, come si pone in altre zone del Messinese dove ci sono le frane, ma noi dobbiamo puntare grandi risorse proprio per la riqualificazione dei centri storici e delle periferie in modo tale da riqualificare la città e dare lavoro immediato. Pensa che a Roma Renzi possa lavorare serenamente, possa ottenere la fiducia e possa fare questa fantomatica legge elettorale? Ma penso di sì, quando uno si imbarca in una vicenda pensa sempre di sì, poi gli ostacoli non mancheranno sicuramente, però io sono convinto che Renzi li saprà superare come li abbiamo superati in questi mesi in Sicilia.